parte col destro. Che gol! Intervallo della gara, Forze Armate e Fluminense, risultato di 2-0 per le Forze Armate. Borrelli, andiamo a intervistare Borrelli per le Forze Armate. 2-0, state giocando abbastanza bene, soprattutto lì in centrocampo, state diciamo prendendo quasi tutti i palloni voi. 2-0, cosa ci dice? Ci vuole questa continuità qua, ci vuole che continuiamo a giocare così. Se continuiamo così sicuramente arriveremo alla fine con una vittoria in finale. Nel secondo tempo cosa non dovete fare per perdere? Non dobbiamo entrare in campo non concentrati sul pensando di aver vinto già. Dobbiamo entrare carichi come il primo tempo. Va bene, in bocca al lupo. Ciao. Andiamo dai giocatori della Fluminense. Alvino, 2-0, non state giocando abbastanza bene, c'è anche un vuoto lì in avanti, ci manca l'attaccante. Allora, diciamo che già la scorsa partita abbiamo vinto perché ci abbiamo creduto, adesso siamo troppo nervosi, non riusciamo a tirare bene, abbiamo poche azioni in attacco, la difesa diciamo che è organizzata, però sta facendo un po' acqua, tipo sulle palle piazzate, loro sono molto bravi su calci d'angolo. Cosa c'è nel secondo tempo? Più incisività lui? Dobbiamo essere coerenti delle nostre potenzialità, dobbiamo basarci su quello che sappiamo fare, dobbiamo fare quello che sappiamo fare, le cose più semplici, non possiamo fare cose molto articolate, cose che non sappiamo fare logicamente. Va bene, in bocca al lupo per la crisi. Ciao. Pianeta Calcio, semifinale Super 8, Fluminense contro Forze Armate, vincono questi ultimi per 3-2, consegniamo la medaglia al migliore in campo della gara a Soria, Ivan Soria, capitano, e poi il migliore dei suoi Alvino per il Fluminense. Alvino, già nel primo tempo ne abbiamo parlato, hai detto che eravate nervosi, non c'era incisività, soprattutto in attacco, nella ripresa forse un po' meglio, però nella vostra squadra ci sono sempre voluti diciamo, i colpi dei singoli, mai un gioco di squadra o un gol fatto da una bella azione. Prima di giocare bisogna fare squadra, anche nello spogliatoio, cosa che non avviene nella nostra squadra. Ti farei un applauso, però io ho la telecamera in mano. Ciao. In campo invece di incoraggiare un compagno quando sbaglia, insultiamo sempre, cosa che non va fatta in nessun sport oltre il calcio. Abbiamo giocato male, in difesa abbiamo trovato un Ilario Murra molto nervoso, ha fatto dei sbagli che non sono da lui. Diciamo che stasera i due Murra stavano un po' tesi, pure Danilo, sì, non vi ha aiutato molto. Sì, questo è vero, però diciamo che fa parte anche del loro carattere, l'hanno mostrato anche nelle altre partite. Adesso ci sono stati proprio errori di gioco, oltre quelli di nervosismo. No, ci manca un attaccante, cosa non nuova, l'abbiamo visto in tutte le partite, abbiamo segnato sempre da fuori area, tranne due o tre partite che è venuto il nostro attaccante, alto 1,97 m, ogni palla respinta la buttava in rete, cosa che non è potuto venire perché doveva fare le pizze. Diciamo, vabbè, Fluminense ha fatto un ottimo torneo, siete arrivati secondi nel girone, nella fase finale avete eliminato lo Sparta che è una delle migliori squadre. Sì, diciamo, però purtroppo, tra virgolette, il sogno finisce qui, eravate una delle sorprese di questo torneo. Sì, diciamo che ci abbiamo creduto fino alla fine, perché parliamoci chiaro, speravamo anche in una qualificazione, forse se la sono creduti troppo i miei amici. No, comunque diciamo perdere 3-2 contro le Forze Armate non è una cosa da poco. Sì, ma non abbiamo presi gol su azioni decisive, diciamo che un gol da fermo su calcio d'angolo, abbiamo visto, sempre a marcatura uomo, ce l'abbiamo fatto sorpassare. A punizione. Non hanno chiamato ingenuità, distanza. Ingenuità. Il nostro portiere stava mettendo la barriera, se non chiama a distanza non può mettere la barriera, logicamente. Quindi abbiamo sbagliato un po' tutti questa sera. Va bene. C'è una domanda dallo studio, il Fluminense
per la prima volta quest'anno si è approcciato anche al calciotto, dopo che siete una squadra ben consolidata al 6-6, tra l'altro siete usciti anche mercoledì, ricordiamo, ad una bella partita. Riproporrete questo calciotto? Vi è piaciuto come giocabilità, come tipo di gioco, o rinnoverete soltanto il 6-6? Diciamo che giochiamo meglio su calcio a 8 secondo me che su calcio a 6, perché su calcio a 6 sono sempre, non passano mai la palla, cioè dovrebbe passare più su calcio a 6 che su calcio a 8, che su calcio a 8 ci sono più spazi. Perfetto. Va bene, ti saluto, faccio complimenti ancora, ci vediamo la prossima. Ciao. Ciao, bocca al lupo. Sorry, a partita diciamo... bocca al lupo. Purtroppo stai minando. Il prossimo torneo. Diciamo la prima partita avete giocato... Sorria, togliti la maschera che è finito carnevale. Questi burloni. Diciamo nel primo tempo avete fatto quella partita, soprattutto a centrocampo con Esposito e Ferrigno che comandavano tra virgolette loro. Però nella... che cosa vicino? Metti in barato. E poi nella ripresa, diciamo, voi della difesa avete dovuto fare un po' gli straordinari. Sì, diciamo però... che un po' di culo. Il primo tempo abbiamo impostato noi il gioco, anzi forse è una delle migliori partite che abbiamo disputato nel torneo. Probabilmente la seconda parte della partita siamo calati un po' di concentrazione anche su un comodo risultato. Quindi c'era un rilancio attacco-difesa, sembrava un allenamento, non una partita. Però ho visto una buona prestazione di tutti. Sicuramente questa medaglia che ho preso la prendo a nome di tutti e sicuramente non vale solo per il singolo. Siamo contenti, umili, ma allo stesso tempo fieri di quello che abbiamo fatto e di quelli che siamo. Diciamo dopo le prime due o tre gare andate molto bene. Io personalmente ho detto questa è una squadra che può arrivare benissimamente in finale perché davvero siete una bella squadra. Però poi avete fatto degli alti e bassi nel finale del girone, poi vi siete ripresi nella fase diciamo finale. Ne abbiamo parlato anche nell'intervista scritta che ti ho fatto. Come ci vuoi dire? Purtroppo problemi di lavoro, siamo impegnati, quando ci mettono in servizio siamo obbligati a scendere in servizio, io direi il nome non è a caso, però io direi abbiamo risolto questo piccolo problema, abbiamo cercato di incastrare i servizi e siamo riusciti ad arrivare in finale contenti, tranquilli e... Siamo veramente contenti di quello che abbiamo fatto. E tranquilli. Hai una preferenza tra Lions e Red Team? Questa era una domanda che stava per arrivare dallo studio. Sarà la prossima. Chi vorresti non incontrare tra Red Team e Lions? Ma forse i Lions. Però Lions. Sotto un punto di vista razionale, ma emotivamente sono loro la squadra da battere, quindi preferisco... Quindi diciamo vi gaserà di più incontrare loro dall'altro lato. In finale, dopo di questo vuoi fare una dedica speciale a qualcuno? Ma no, sono solo la mia squadra e quella testa di rava che mi sta guardando. A tutti. Va bene, complimenti, ci vediamo per la finale.